pronti a venire. Care signore, cari amici, prendiamo posto. Vabbè. Pilastro. Oh, qui c'è una serie di lavori. Wow. Amico Motta, ti abbiamo fatto venire su dalle tue bellissime terre, sin qua, ti pare che non facciamo i lavori. Ma siamo sui festival della pubblicità. Saremo altri festival, tu contribuisci col vino, noi contribuiamo con... Ah, che bello. Allora, mi pare che il gruppo sia un po' sparuto. Per niente. Perché sono in ritardo le pietanze. Non fa niente. La parola il gruppo onorario dice la scaletta. Il gruppo è sparuto per colpa mia, perché purtroppo ho suggerito questa location e ho suggerito a tutti quanti, gli amici, i vari ristoranti che stanno qui intorno, alcuni si mangia bene, e per cui qualcuno purtroppo è in cooperativa provvigione, perché che economista sarei, infatti devo passare e poi incassare, questo... Esatto, sa cosa dire, bello, no? Assolutamente. Io pensavo proprio come era. No. Ed è un fatto canonico. E beh, è anche giusto. Manca di una gioia. Noi abbiamo portato più i presidi. Il presidente onorario presiede. Allora, è previsto dalla scheda. Però accerta che funzioni il microfono. C'è nessun problema. È tutto rigido. Accerta come rigido. È puntuale. Quando arriva lo stesso il professore Intra. Dello statuto, ma sto scherzando. Dunque. Iniziamo i lavori, ma comunque siamo nei tempi, comunque siccome siamo in famiglia, non abbiamo ospiti, possiamo essere anche più sfigati e meno formali. Mi sono permesso alcune battute, chiedo scusa, siete tutti amici, vi voglio bene, mi conoscete, mi sopportate, per cui perdonatemi se ogni tanto la butto sull'istrione. Allora, noi abbiamo sicuramente un ordine del giorno da rispettare. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione della scaletta dei lavori. Io credo che la possiamo votare, ma possiamo dire che la scaletta dei lavori sia stata fatta girare via internet a tutti quanti i partecipanti al nostro direttivo e ai soci. Qui credo che possiamo dare per scontato che sia approvata, però possiamo anche ufficializzare per alzata di mano, io voto per l'approvazione della scaletta dei lavori e per cui possiamo... Alziamo la mano? Se ritieni, se ritenete... È quello che ho letto prima di iniziare. Okay. Allora, e questo è fatto, possiamo procedere avanti. Poi io vorrei chiamare un momento vicino a me, ma non lo vedo, e vado avanti seguendo un pochino il programma. Era compito del nostro tesoriere, l'avvocato Paolo Catalfamo, a nome di tutto il cantiere faccio le felicitazioni, perché lui e sua moglie Lisa stanno aspettando, non sappiamo ancora se è un maschietto o una femminuccia, però è un'altra notizia lieta di questo anno, di questo bambino, di questa cicogna. Il tesoriere ci avrebbe letto la scaletta, ci avrebbe dato i numeri delle casse del cantiere. Le casse del cantiere in questo momento con le iscrizioni sono sane. Le nostre casse sono molto marginali, la scelta è stata sempre stata quella di far girare meno denaro possibile, in quanto abbiamo scelto intanto una quota associativa assolutamente simbolica, perché veramente la nostra quota associativa è men che meno di una pizza, e abbiamo fatto una scelta dove lo scambio di professionalità, di cortesie professionali, di opportunità, una sorta di baratto della cultura e del nostro saper fare deve sostituire il denaro, per togliere uno dei grandi motivi di diaspora di questi ultimi secoli, che è il denaro, che per carità non sono un autore della teoria perché il denaro è sterco del diavolo, però d'altra parte spesso il denaro ha creato il fenomeno di crisi. Per cui il nostro tesoriere, l'avvocato Catalfamo, poi ci darà il saldo di questa cassa. In questo momento attivo ci permette di finanziare l'operazione dei primi di marzo, affidata anche alla collaborazione della professoressa Gabriella Bove, che è qui in prima fila, quando ci affronteremo il tema arte e bellezza in un consesso che chiaramente poi aprirà tutta un'altra serie di sfaccettature, partendo dall'arte della bellezza. Questi sono i temi principali che dovevamo affrontare immediatamente. Poi veniamo a un aspetto che è più piacevole,
perché è stata un'altra delle idee che è sempre stato un fil rouge del cantiere, di unire l'elemento cultura con un altro elemento culturale, perché sicuramente anche il teatro, la recitazione, fa parte di una delle varie arti, così come ci hanno tramandato le famose sette muse. Cerco, adesso farò una brutta figura e correggetemi, c'è la professoressa Bove che mi correggerà. Dunque, credo che fosse Clio la musa del teatro, della comunicazione. Perfetto, allora, grazie di averlo suggerito prima. Per cui ce n'è bisogno, l'avvocato professoressa Gina Gioia è desiderata a tavola di presidenza in quanto dovrebbe assistermi, coadiuvarmi, perché io sono notoriamente in profit. E per gli amici appena arrivati, spero che abbiano mangiato bene, abbiamo appena iniziato la giornata e appena approvato l'ordine del giorno dei lavori, per cui ma che poi già ci hanno fatto aspettanza a presente. Mi dispiace. E consiglio tuo. Sì, che sempre. Presidente onorario e parafulmine del cantiere. Dunque, benvenuta Gina Gioia vicino a me. Per cui c'è un momento di sana e interpretazione dell'arte ed è una, come possiamo chiamarla, una pièce, forse una pièce eccessiva, un momento di dialogo, di dibattito, di scambio di battute, come se fosse un palcoscenico in cui chiaramente Pierpaolo, oltre ad essere il nostro presidente, è storicamente un regista, uno scrittore, un personaggio che ha saputo esprimere la propria cultura anche nel mondo del teatro e per cui ci diletterà con una serie di testi teatrali che ci... Sì. Perché sennò sembra che... Di più. A questo punto Pierpaolo, vuoi avviare questo discorso? Li gestisci da solo o c'hai un tanto? Non c'hai Elisa? Ovviamente ringrazio il Presidente Onorario Fabio Verna per questa introduzione. In genere in queste occasioni il Presidente, il Coordinatore svolge una relazione iniziale, formale. Io un breve discorso formale l'ho fatto nella prima parte quando c'erano gli ospiti esterni. E invece questo è più un modo per relazionare quello che è lo spirito del cantiere andando un po' fuori da formalismi che in genere poi si possono creare e quindi ho scritto due lettere, una lettera alla buonanotte e una lettera al futuro che secondo me rappresentano bene un po' quello che il cantiere sente di poter fare anche sul piano dell'arte, del dialogo, dell'immaginare il futuro possibile, il nuovo possibile. Quindi questa è la mia relazione, però diversa da quelle che uno si aspetterebbe. Lettera alla buonanotte. Che cielo c'è stanotte? Cara buonanotte, sei ancora sveglia? Volevo dirti che il mare è calmo, i corsari sono tutti in coperta e studiano la mappa del tesoro. Domani ci alzeremo all'alba. Ma l'azimut è stato trovato e si procede a gonfie vele. Mettiamo da parte l'ultimo odore di fiele. È una cassa di rum per festeggiare con spugne e trilli quando arriveremo sull'isola. E tu ci sarai. Sei già lì che ci aspetti. Eravamo già sull'isola quando partimmo in cerca del tesoro e tu con noi, perché sapevi che se fossimo rimasti lì non avremmo vissuto questa incredibile avventura insieme. Cara buonanotte, la tempesta è passata ormai, anche se il vento continua ad agitare le acque con la mano, tu prendi la cosa come un gioco, come quando i bambini si schizzano con le onde, dura poco, sono altre le ferite profonde. Cara buonanotte, cerca di capire, noi corsari abbiamo troppe cicatrici in volto, sul petto e nel cuore, la benda sull'occhio è segno d'umore, non è il tempo che scandisce i giorni, ma la clessidra
dei nostri ritorni. Non è l'orizzonte del mare che ci regala quel senso profondo di infinito, ma l'attimo che abbiamo trascorso insieme per inseguire un tesoro che avevamo già. Questo vento stanotte fa venire il gelo, lo so, ma è lo stesso vento che ora ti accarezza il viso, ti asciuga le lacrime e segna le verrughe sulla fronte. Ricordati di andare sempre alla fonte. Cara, buonanotte. Chiama tutti i corsari, ci vediamo sul ponte della nave e non confondere più il vento col freddo della neve. Stanotte si beve. Ormai è mezzanotte, il mare si addormenta. Cara, buonanotte. Tu apri il boccaporto e tieni gli occhi ben aperti e non smettere mai di vigilare sui noi corsari. Non ti addormentare proprio ora. Vuoi che accendiamo le fiaccole? Così ti svegli e ci mostri i tuoi consigli. Non andare a dormire, è presto, aspetta, perché quando tu chiudi gli occhi, cara buonanotte, spariscono le stelle e la luna, luci nella contre bruna. Ci sono tante stelle che dormono stanotte, forse sognano di noi, lo sai? Non ci sono costellazioni né carri nel cielo stanotte, forse dormono anche loro con il mare. Non ci resta che andare. Aspetta, non me lo dire. Orione e le altre sono tipiche invernali. Anche quest'anno Orione è ritornata nel nostro emisfero e ha finito il suo giro. Accendi un sigaro che lo aspira. Cara buonanotte, gli astri sognano di rispecchiare il mare e il cielo sembra capovolto. È per questo che stanotte non ci sono le stelle. Intanto il sonno scende come un manto sulla prua. Gli occhi mi si chiudono, noi restiamo qui a sognare, perché i sogni vengono dal mare, perché i corsari, si sa, vengono dal mare. Cara buonanotte, da questa nave corsara, tre luci soltanto intravedo nel buio, la stella polare, che ci indica la rotta, il bagliore di Venere e un aereo che passa senza lasciare scia. Soltanto lampeggia di una luce colorata. Tutto intorno è mare e la nave va. Nuvole sparse che si addensano e si diradano. Qualche goccia cade e bagni i fogli che abbiamo sotto gli occhi. Forse piove ancora. Forse sono lacrime. Lacrime di gioia, cara. Buonanotte. Questa è la mia relazione. È un modo di coinvolgerci estremamente poliedrico, toccante. Grazie. Certo. Leggo quest'altra e ho finito. Sì, proprio di buon auspicio per quest'anno che inizia e che ci vede come associazione impegnati in diversi appuntamenti anche tra poco. Si intitola Lettera al futuro. A te che hai ancora un sogno per il domani, malgrado le sconfitte del passato, dimmi, come va? Ti sei rimesso in piedi anche stavolta, oppure ti sei lasciato andare? Ti abbiamo visto andare. Aspetta, camminiamo insieme, almeno per un tratto di strada, fino al nuovo giorno. Quel che saremo, si sa, dipende da ciò che ciascuno è stato. Quel che sarai dirà ciò che sei. Le scelte che farai diranno ciò che hai fatto. Parliamo un po' e non fuggire anche oggi come è accaduto ieri. Aspetta, dove vai? Parliamo un momento. Tu vivi il nostro tempo con un'altra visione. Ti senti estraneo. Guarda i tuoi graffi sul palmo delle mani. Soffia un poco sulle ferite come fanno i bambini dopo ogni caduta e andiamo avanti insieme alla ricerca di qualcosa per te. Cadrai ancora, ma trovando poi la forza di rialzarti. In quel poi che tu solo sai, tu ci sei e ci sarai.
perché porti dentro di te quell'avvenire che è accaduto già. Ricapiterà. Sono i corsi e i ricorsi storici. Saprai tirarti su dalle tue stesse lacrime, mentre i furbi ti passeranno avanti con la fretta di raggiungerti e ingannarti meglio. A te che resti sveglio. Un giorno o l'altro ti sentirai calpestato, deriso, umiliato. Eppure sei fiducioso nel tempo che verrà. Vedrai i furbi cadere e la libertà farsi strada sulle gambe delle persone ingenue, umili, forti. A te che avevi promesso e non hai mantenuto, con tutte le volte che ti hanno aspettato e non sei arrivato, con la paura di andare verso il peggio, per la sete di rivalsa, la fame di riscatto e tutti gli altri sbagli provocati dal tuo orgoglio. Ritornerai ancora ad avere davanti agli occhi lo sguardo di chi continua a sognare un domani migliore, malgrado le ferite, i graffi e gli errori. Ti ritroverai dentro la memoria, nella poesia e con i ragazzi di tutte le età. A te che porti il futuro nel tuo cuore, questa lettera è per te. Grazie Presidente, il tuo contributo è sempre a 360 gradi, non è soltanto quello di leader del cantiere, ma anche di anima che ci può ispirare a tante altre idee, a tanti altri messaggi.